Il San Paolo rivuole Toloi e punta Rodrigo Taddei. Abbiamo un rapporto un po' difficile con la Roma, ammette il tecnico del club paulista Maurizio Romaio. Toloi è un giocatore nostro e se fosse possibile sarebbe importante averla ad Orlando, dove si trova adesso il San Paolo per la preparazione. Se viene si mette a disposizione, lo uso, altrimenti aspetteremo. La Roma però non ha ancora deciso se pagare i 5,5 milioni pattuiti nel gennaio scorso o restituire il giocatore al San Paolo, che intanto prova a convincere proprio Rodrigo Taddei. Il giocatore però sembra intenzionato a rimanere in Europa e il Valencia, perso Keita, rappresenta al momento l'ipotesi più allettante. L'agente di Mimmo Crescito, Andrea D'Amico, intervenuto nel pomeriggio ai nostri microfoni, torna sulla mancata convocazione del giocatore in nazionale alla luce dell'infortunio di De Sciglio, poi rivela i contatti con Walter Sabatini e fissa il prezzo del difensore in forza allo Zenit San Pietroburgo. E lasciamo a casa un giocatore che ha esperienza mondiale, internazionale, può giocare sia in centro, sia sapendo poi quelle che possono essere le esigenze, gli imprevisti che possono capitare durante un mondiale. E poi con tutto quello che comunque aveva passato, a parità bisogna portarlo sempre. Però non voglio reiterare una polemica che ormai è andata. Francamente mi sembrava il minimo, ecco. Io con Walter parlo tutti i giorni, ho parlato anche stamani, e adesso lui ha le prese comunque con le comproprietà. E il fatto che Walter sia il giocatore e sia non solo nel panorama italiano, insomma, questo non è una novità, però è chiaro che per concretizzare le cose bisogna mettersi seduti e fare le cose in maniera precisa, anche parlando poi con lo Zenit, perché sennò non si riesce a fare. Però per ora sono soltanto dei rumors giornalistici. Sul mercato possa valere una quindicina di milioni di euro, perché comunque lui è stato pagato 11 milioni e ancora 2 anni di contratto. Sì, penso che più o meno il suo valore sia dai 12 ai 15 milioni di euro. Gianluca Di Domenico, agente di Riccardo Rodriguez, strizza l'occhio a Juventus e Roma. L'ottimo debutto al mondiale con la Svizzera, contraddistinto da 2 assist decisivi nel 2-1 appunto degli elvetici sull'Ecuador, ha fatto salire l'interesse e il prezzo del cartellino, sottolinea. Il suo valore oggi è di circa 20 milioni di euro, ma è destinato a salire ancora. In Italia solamente Roma e Juventus potrebbero permetterselo, anche se lui sta bene al Wolfsburg. La Bundesliga è ottima, ma se arrivasse una squadra che gioca stabilmente in Champions League, il giocatore potrebbe decidere di lasciare la Germania. Brusca frenata sul fronte Saliuchan. Ad oggi è tutto fermo, non posso dire altro. Per ora la trattativa è bloccata e non c'è accordo tra le due società, spiega Omer Uzun, agente del calciatore turco, a gazzettagiallorossa.it. Tutto però sembra ancora possibile. Non vorrei far circolare altre voci per non creare problemi per l'esito finale dell'affare, ha concluso. Notizie dall'allenamento mattutino dell'Italia: sia De Rossi che De Sciglio si sono uniti ai compagni, e così come Buffon, che ha svolto lo stesso lavoro di Sirigu e Perin. In campo anche un gruppo di alunni della scuola elementare locale. Allegria contagiosa, entusiasmo alle stelle, soprattutto nei confronti di Mario Balotelli. Daniele De Rossi in conferenza stampa parla del suo rapporto con Andrea Pirlo, con i social network e con la nazionale. 10-12 anni di nazionale, una parentesi anche in Under 21, passati sempre con lo stesso giocatore, sempre in camera insieme e sempre con molta sintonia a livello umano, extracalcistico, ti segnano, ti lasciano qualcosa di bello e ti toccano, anche pensando che l'ultima partita che noi giocheremo in questo mondiale potrebbe, spero di no, ma da quello che ho capito potrebbe essere l'ultima che giochiamo insieme. E io è probabile anche che giri e mi aggiri su questi social network in maniera privata, con nomi magari di fantasia, per condividere, per passare qualche minuto divertente con le persone della mia famiglia, i miei amici che sanno che sono io. Però non lo uso come mezzo di comunicazione per tifosi o quant'altro. Il campionato ci a volte ci toglie lucidità, ci mette l'uno contro l'altro ed è normale che sia così, e ci metterà l'uno contro l'altro già a partire da agosto, settembre. È normale che sia così, ma come è normale che poi quando arrivi in nazionale pensi alla nazionale, e chi è stato contro fino a 2 settimane prima diventa il tuo primo compagno da difendere, perché stiamo affrontando qualcosa di molto importante come il mondiale, non più importante di quello che succede nel club, ma molto importante, che non è secondo a nessuno. Quindi
questa diventa per quel mese e mezzo la tua prima squadra, la tua prima famiglia. Ma al di là di questo non c'è da sotterrare chissà quale rancore, chissà quale problema, c'è da giocare con un gruppo che spesso e volentieri si rivela un gruppo di amici. Entra nel vivo la settimana che conduce alla chiusura delle comproprietà. C'è tempo fino a venerdì alle ore 20, senza accordo si andrà alle buste. In bilico diverse posizioni, Udinese e Roma sono vicine al rinnovo per Nico Lopez, vicino il riscatto di Cuadrado da parte della Fiorentina, disposto a versare ai friulani 15 milioni di euro. Fronte caldo invece quello di Paloschi, per il quale il Chievo ha presentato un'offerta al Milan di 3,5 milioni di euro per la metà e pagamento in 5 anni. Le posizioni sembravano convergere, poi l'ultimo contatto definitivo tra Gagliani e Campedelli si è concluso con un nulla di fatto. Per il Parma, la società di Serie A con il maggior numero di comproprietà, 71, molte delle quali già risolte, la settimana è decisiva. In prima battuta si lavora col Sassuolo per prelevare Sansone e Cisba, con Mendez girato ai neroverdi. Tra offerte e richiesta ballano 1,5 milioni. Non si vedono spiragli al momento neanche per la questione Belfodil. A metà con l'Inter, rischio concreto delle buste, i nerazzurri volevano usare con Schelotto come contropartita tecnica per regalare Biabiani a Mazzarri. Più semplice il caso Saponara, metà col Milan, rinnovo della comproprietà e nuovo rinforzo per Donadoni. Ancora poche ore potrebbe arrivare l'ufficialità del matrimonio tra il nuovo Cagliari di Giulini e Zdeněk Zeman. In mezzo c'è soltanto la richiesta da parte del Bologna, che vorrebbe affidare all'allenatore boemo la squadra per risalire subito nella massima serie. Ma quello tra Tommaso Giulini e Zeman è un rapporto che nasce ben prima dell'acquisto della società. I contatti sono iniziati con un incontro a Roma. Lo spray per fissare la posizione della barriera va benissimo, ma serve altro. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, si schiera al fianco della tecnologia. Si è dimostrato che la tecnologia è utile, sottolinea appunto il numero uno dello sport italiano a Radio 2. Bisogna andare avanti su questa strada. Se fosse per me, adotterei in tutti i campionati la moviola. Le gare di giornata per quanto riguarda il mondiale in Brasile. Il Belgio ha vinto 2-1 contro l'Algeria. Era passata in svantaggio con un calcio di rigore realizzato da Feghouli, il Belgio, che poi ha ribaltato il risultato con i subentranti Fellaini al 70esimo e poi Mertens all'80esimo. Dalle ore 21 in campo Brasile e Messico, le probabili formazioni. Partiamo dal Brasile con Giulio Cesar tra i pali, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo in difesa, Luis Gustavo e Paulinho a centrocampo. Ramirez dovrebbe sostituire l'infortunato Hulk a destra, con Oscar trequartista, Neymar a sinistra e Fred punta centrale. Per il Messico Ochoa tra i pali, poi in difesa dovrebbe agire Paul Aguilar a destra, Rodriguez insieme a Rafa Marquez, Moreno e Layun in difesa, centrocampo Herrera, Vasquez e Guardado, con in attacco la coppia formata da Peralta e Giovanni Dos Santos. Una radio 92.7.